Si fa sempre più difficile la condizione lavorativa per i dipendenti della casa di riposo De Benedictis di Teramo. Per questo motivo, per riaccendere soprattutto i riflettori anche su tutti e 300 i lavoratori impiegati nelle case di riposo dell'ASP 1 senza stipendio da mesi, i sindacati sono tornati a manifestare davanti ai cancelli della casa di riposo teramana. Una condizione che, se non risolta nell'immediato, potrebbe portare a numerosi disservizi per gli ospiti delle strutture di Teramo, Nereto e Civitella del Tronto. La situazione non è cambiata, anzi è peggiorata, dobbiamo dirlo, gli unici che pongono il problema sono i sindacati, un problema davvero incredibile. A dicembre abbiamo avuto una riunione nella sede della Regione Abruzzo con tutti gli interlocutori in cui pensavamo si potesse iniziare un percorso in cui si poteva vedere l'inizio della luce per le lavoratrici e i lavoratori, invece non è cambiato assolutamente nulla. Ritardo con gli stipendi, problemi gestionali e quindi noi poniamo un interrogativo, cioè quello che poniamo da anni ormai. Qual è il futuro di questa casa di riposo, ma soprattutto qual è il futuro delle lavoratrici e dei lavoratori che, lo ribadiamo ancora una volta, hanno lavorato con il Covid, continuano a lavorare senza avere la certezza dello stipendio. Nonostante tutto, le operatrici che svolgono attività qui all'interno della casa di riposo, sia quando riguarda le signore che distribuiscono i pasti, sia quando riguarda le ossa e tutta la struttura che è inerente alla cura della persona, garantiscono questo servizio, ma ogni mese ci ritroviamo in questa situazione dove lo stipendio viene sempre non pagato. Per quanto riguarda invece la PAP sono 4 mesi, per quanto riguarda invece le operatrici che per la cura delle persone siamo arrivati che lo stipendio normalmente doveva essere pagato entro il 20 del mese successivo e oggi siamo al 28 e ancora non riusciamo a avere notizia di quando verrà pagato, ma questo è ogni mese che si verifica, ogni mese è sempre il solito ritardo e qui ci sono persone che comunque hanno delle spese da sostenere perché non sono solo di Teramo ma vengono anche da fuori e quindi tutte le situazioni che si verificano per quanto riguarda il costo della benzina e tutto. Ma questa è una situazione che purtroppo non riusciamo a risolvere, ma questa è una volontà anche di mettersi in un tavolo e decidere la situazione com'è e come si può risolvere.